Mauro Icardi ha un nuovo tatuaggio sulla schiena, foto. Mauro Icardi esagera e si regala un nuovo maxi tatuaggio sulla schiena, che ora è completamente coperta dal disegno. Il calciatore, tornato dalle Maldive a novembre scorso, ha deciso di coprire completamente la parte posteriore del torace, dove ancora gli rimaneva qualche spazio in cui si vedeva la pelle libera dall'inchiostro. Per farlo si è affidato a Istanbul alle mani dello specialista Valentino Russo, uno dei tatuatori preferiti dai giocatori di tutto il mondo. Maurito, 29 anni, ha fatto il suo primo tatto a 14 anni, facendosi imprimere sull'epidermide del bicipite destro il suo stesso nome. Nel 2017 ha deciso di iniziare a riempire tutto il busto, ci ha messo 5 mesi. Ha voluto che gli fosse disegnato il muso di un leone, che copre petto e addome. Insieme a due piccoli leoncini, uno a destra e uno a sinistra, che simboleggiano le due figlie. Francesca, 7 anni, e Isabella, 6, avute dall'ex Vandanara, di cui ha tatuati i nomi sul petto e sul ventre. Non è tutto. Sul polpaccio sinistro lo sportivo ha tatuato il volto della figlia Isabella. E sul polpaccio sinistro quello di Francesca. Anche qui ha aggiunto i loro nomi e il disegno di due orologi, che segnano l'ora del concepimento e la data di nascita delle bambine. Icardi sull'avambraccio sinistro ha tatuato il volto di Wanda e il suo nome disegnato tra alcune nuvole. Nella parte superiore dello stesso braccio ci sono tre angioletti, i figli che la showgirl ha avuto da Maxi Lopez. Corredati di nomi, Valentino, Gasten, Constantino e Benedicto. Sulla sua coscia destra c'è tatuato il volto di Gesù Cristo. Sotto ci sono tre croci. Anche sulla spalla sinistra sono tatuati altri angeli e la Madonna, seguiti dai nomi del fratello e della sorella, Ivana e Guido. Ora arriva il nuovo tatuaggio impressionante sulla schiena, che ricorda i vecchi miti e l'antica Grecia. In cima un angelo con la spada, simbolo di purificazione.